Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuger e ragazzi, e dai ragazzi, finalmente l'evento di Halloween è arrivato ragazzi, il Fortnite Nightmares con tanto materiale di cui parlare ragazzi, un sacco di cose meravigliose. In questo video ragazzi parleremo ovviamente delle location dei gargoyle, quindi le sfide speciali che sono arrivate con l'evento. Vedremo insieme la nuova skin con gli stili, con la reattività, ne parleremo ovviamente, vedremo la nuova arma finalmente e parleremo in generale delle nuove sfide che regaleranno degli oggetti unici da utilizzare nel Battle Royale per tutti noi. Quindi ragazzi, mi raccomando, se vi sta piacendo questo video, un bel pollicione in su, non ve lo dimenticate, iscrivetevi tantissimi al canale e attivate la campanella. Ma ragazzi, prima di entrare a parlare delle novità, vi faccio la domanda ragazzi, la classica domanda come ogni mio video, dove voglio sapere proprio il vostro punto di vista qui sotto nei commenti. Qual è la vostra skin preferita di Halloween? Abbiamo iniziato a vederne già un bel po', ditemi qual è quella che vi piace di più qua sotto nei commenti. Ma andiamo subito ragazzi e parliamo della nuovissima skin leggendaria arrivata ragazzi con il Fortnite Nightmare, una skin veramente meravigliosa, potrebbe essere ovviamente, anzi è, la controparte maschile di Calamity, infatti fa parte dello stesso set, tra parentesi sta benissimo anche con il suo piccone e ragazzi introduce una novità veramente allucinante per quello che riguarda Fortnite, la prima skin in assoluto ad essere reattiva. Che cosa vuol dire che la skin è reattiva? Vuol dire che si modifica in base alla nostra partita. Quindi ragazzi, come leggiamo anche nella descrizione, più si sopravvive agli avversari e più kill si fanno, più la skin cambia. Come state vedendo ragazzi, è veramente bellissima. Parte da una skin base del Nigga vestito da cowboy fino ad arrivare ad una versione di un Ghoul cowboy con gli occhi verdi, veramente super cool. Tra cui ragazzi il backpack, qualcuno ci aveva azzeccato nei miei video precedenti dove il cubo incatenato era proprio il backpack della skin, che ovviamente brilla e si apre esattamente come la skin. E anche il piccone è reattivo ragazzi, diventa più colorato, più brillante con le fiamme verdi più si va avanti. Per quello che riguarda invece ragazzi il backpack, lo troviamo invece come ultimo regalo delle ultime sfide che arriveranno tra un bel po' di giorni disponibili per noi su Fortnite. Quindi ragazzi, io personalmente l'ho shoppata, veramente strabella. Chissà se voi avete fatto lo stesso, magari me lo fate sapere insieme al commento di prima. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo della nuova arma, di una delle due nuove armi che vengono proposte in questo Fortnite Nightmare ragazzi. Sto parlando ovviamente della balestra ragazzi, un grandissimo ritorno per quest'arma che viene riproposta in maniera però nuova. È stato tolto il mirino alla balestra ragazzi e da una precisione veramente incredibile. Possiamo ricordo che faccia 40 ad ogni shot con un caricatore da 7, ed essendo quindi una balestra è molto più difficile essere localizzati dai nemici qualora gli spariamo. Possiamo anche azzardare a fare degli hit dalla lunga distanza. Una particolarità che contraddistingue questa balestra, un effetto unico sull'arma, è che se la utilizziamo per killare gli abietti, quindi una parte delle sfide del primo blocco di sfide, ci garantiscono un bonus del 4x, quindi 160 danni ad abietto.
tanta tanta roba, se la trovate utilizzatela per completare la missione. Ma parliamo ovviamente adesso, ragazzi, della seconda nuova arma che è arrivata nel gioco e che mi piace proprio, madò, ragazzi, la nuova pistola a 6 colpi, un revolver giga, in poche parole, che si trova in 3 diverse rarità, non comune, rara ed epica, e che rispettivamente ha questi danni: 34, 36 e 38. Un'arma veramente incredibile, ragazzi. Purtroppo credo rimarrà solo per il periodo del Fort Nightmares, quindi godetevela, ragazzi, perché ha una particolarità unica che non ha nessun'altra arma, quindi stanno veramente inserendo delle cose meravigliose nel gioco. Se miriamo, ragazzi, il colpo ha una cadenza medio, dovrebbe essere media come cadenza, ma una precisione impeccabile. Ma se spariamo senza mirare, possiamo avere una raffica di colpi inarrestabile, ragazzi, un danno allucinante, peggio del minigun, ragazzi, davvero meravigliosa, leggera, veloce. Poi l'effetto, l'animazione che ha quando la imbraccia, ragazzi, è veramente eccezionale. Nuova pistola, veramente GG. Ma ragazzi, parliamo del punto più interessante di questo video, che sono appunto le nuove sfide. Quindi innanzitutto vediamo una novità che arriva nella modalità incubo, che sono i mostri del cubo, ragazzi. Che cosa sono? Da dove arrivano? Per chi non avesse visto il trailer, l'isola è esplosa dividendosi in 3. Il cubo è completamente sospeso nel vuoto e, ragazzi, tutto il materiale che c'era nella casa è stato esploso in tutta la mappa e ha formato delle mini torrette viola che generano degli zombie, ragazzi, degli abietti. Questo vi ricordo solo nella modalità incubo, non li troverete, ragazzi, nella modalità normale. Come sappiamo, ogni settimana avremo un set di 4 sfide da completare se volessimo ottenere degli oggetti speciali relativi all'incubo. Ovviamente avremo sempre anche le nostre sfide settimanali, quelle classiche. Andiamo a vedere un attimo, ragazzi, le sfide. La prima ci chiede di uccidere 200 abietti. Non è specificato come, quindi qual è il metodo più veloce per farlo? Beh, ragazzi, innanzitutto le vostre orecchie, ragazzi, perché quando vi buttate nella mappa potete tranquillamente vedere anche vicino alle zone delle rune queste piccole montagnette di colore viola, ma hanno un tempo limitato, quindi generano degli abietti, ma a un certo punto si esauriscono, quindi è difficile che riuscirete a fare tutta la missione con queste rocce. Vi consiglio, mentre siete in mappa, ragazzi, di ascoltare un suono nuovissimo che non avete mai sentito e che è proprio relativo alla vicinanza di un generatore di abietti proprio vicino a voi. Tra l'altro, ragazzi, vi consiglio in realtà di passare subito alla missione numero 2, che ci chiede di killare, di danneggiare per un totale di 5.000 gli abietti con la R o la pistola. Quindi, facendolo direttamente così, potrete completare 2 sfide in un colpo solo, ragazzi, quindi utilizzate o una R o una pistola. Vi ricordo che ogni abietto che killate, o comunque la maggior parte degli abietti che killate, vi regalerà consumabili, munizioni o addirittura armi. Quindi, ragazzi, tanta tanta roba per questi abietti. E non è mica finita, ragazzi, non è mica finita, perché c'è la terza missione che invece ci chiede di visitare 7 location delle rune in partite diverse. Non ci viene detto che dobbiamo visitarle tutte, ragazzi. Ovviamente sapete benissimo dove sono i posti dove ci sono le vecchie rune, ragazzi. Ci chiede solo di visitarne 7 in partite diverse, quindi tranquillamente potrete visitare anche la stessa in 7 partite. E arriviamo, ragazzi, finalmente all'ultima sfida, la più interessante, quella di ballare davanti ai gargoyle. Oh, la mappa, ragazzi, un bel pollicione in su, non ve lo dimenticate, iscrivetevi al canale e andiamo a vederli assieme, ragazzi. Il primo gargoyle si trova ovviamente nella camera centrale del castello.
quindi basta solo entrare dove c'è la sedia, ci giriamo e possiamo tranquillamente ballare di fronte al gargoyle e fare il primo step. Il secondo, ragazzi, lo troviamo invece al villaggio dei vichinghi. Dobbiamo atterrare nell'edificio più grande. Come vedete, ragazzi, dentro è presente il gargoyle numero 2. Balliamoci davanti e completiamo la seconda parte. Terzo gargoyle, ragazzi, in una posizione molto, molto interessante. Si trova, ragazzi, al tempio, al corso commercio, ragazzi, e più precisamente nel negozio di Halloween, quello adibito appunto allo shop di Halloween. Come vedete, dobbiamo entrare e andare a sinistra in modo da trovare in mezzo a questi due scaffali il nostro gargoyle, molto nascosto ma molto interessante. Tempio Tomato invece per la quarta location del gargoyle, ragazzi, dobbiamo scendere nella parte più bassa del Tempio Tomato, vicino appunto alla casa dove c'è questo quadrato rovinato con dei ruderi. Nell'angolino troveremo il gargoyle, ragazzi, e l'ultimo, il numero 5, scusate, devo starnutire. Il numero 5 invece, ragazzi, lo troviamo nell'ombrello vicino al motel, quindi quella fossa che contiene un sacco di pietra. Basta solo che scendiamo dove sono di solito nascosti i chest e, come vedete, proprio qua vicino troveremo l'ultimo gargoyle che ci permetterà di completare la missione. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Super like se siete veramente molto contenti del Fortnightmare. Non vi dimenticate che noi ci vediamo questa sera in live. Ciao!